Buongiorno. Buongiorno. Quanto freddo. Fa freddissimo in quel di Gemona oggi. Benvenuti, buongiorno, questa è una nuova avventura, ci troviamo nei pressi di Tarvisio. Come avete potuto vedere siamo appena scesi dal treno, sistemato le bici e adesso siamo sulla strada ciclabile, sulla ciclovia che ci porterà fino a Gemona del Friuli, da dove siamo partiti. Quindi adesso ci godiamo questo bellissimo paesaggio. Guardate qua questo bellissimo panorama. La temperatura è molto bassa, devo dire, saranno 8 gradi, 9 gradi, non di più, non raggiunge i 10 gradi, e quindi adesso ci scaldiamo e via. Vedremo tante cose lungo questo percorso e insomma non vi svelo niente. Prima stazione, Tarvisio città. Buongiorno. Hai visto che bella? Guarda che luce. Guarda, guarda dove ti porto io. Guarda che rosso scintillante, oh! Dice il numero. E 3230. Tutti adesso devono passare. Ecco, altra stazione. Guarda là. Valbruna Lussari. Dai che sta qua, questa è mantenuta. Intanto guardiamo questo bellissimo panorama. Sali. Dopo la pump track siamo arrivati alla stazione di Ugovizza. Bella. Che profumo è questo? Altra stazione. Tipo casetta questa qua. Adesso ce l'ho luce. È già arrivata a Bagni di Lužnica. Questa è un po' lasciata così alla c***o. Nel bagno? Sì, se vuoi puoi andare. Ta-da! Eh?
abbiamo lasciato la ciclovia Alpe Adria e non c'era nessuna indicazione, però noi sappiamo che c'è questo posto dove si può bere l'acqua termale. Non funziona. Ah. Ecco qua quello che rimane della fontana. Si sente la puzza, eh? E adesso proseguiamo nel nostro percorso verso Pontebba, dove faremo una bella sosta e una seconda colazione. Doncina, che carina. Altra stazione. Vabbè. Guarda come si illumina. Fico, eh. Pietra tagliata sto posto qui, probabilmente c'era qualche cava, qualcosa, no? Guarda che traffico. Pazzesco. Però guarda qua, siamo arrivati alla cascata di Cadramazzo. Bella. Adesso andremo laggiù. Eccoci qua. Guarda. Si riparte. Ecco, chiuso forte, altra stazione e noi proseguiamo. Guarda lì quanta gente, mamma mia. Oh, già forte che hanno fatto il bar. Bello, eh? Ma noi proseguiamo. Guarda l'orto qua, se vuoi ci fermiamo a guardarlo. Bello. Dalla raccolana, sono tutti. Sentimiento, mi manana te lo voy a dar. Muévese con sabrosura. Altra cascata. Permesso. Sì. Proprio qua. Esatto, però noi abbiamo il pranzo al sacco, quindi si prosegue e continua la strada. Bello col treno, non c'era, bello, figata. Guarda che mangi dentro. Stazione Resiutta, eccola qua, rimessa a nuovo. Stazione di Moggio. Oh, una cacata. Questa è una cacata proprio. Dovremmo arrivare a Portis. Qua dice di girare a sinistra. Mi sa che ci siamo persi. Dopo di aver sbagliato strada, invece siamo comunque sulla strada giusta. Però adesso abbiamo fatto una deviazione a Portis. Abbiamo visto questa cascata
vediamo se riusciamo a raggiungerla. Si trova là. Adesso la andiamo a vedere. Boh, sembra che siamo arrivati al capolinea, però non ho trovato questa. Figo. Chiudere la porta stagna. Vabbè, comunque bello. Raggiunge. Ci accontentiamo, va. Trovata più piccola dell'altra, però guarda che bella. Ecco il paese fantasma. Guarda qua. Visto, l'hanno solo messo in sicurezza che non cada la parete. Guarda qua a sinistra anche. Hanno lasciato come memoria. Ah, eccola qua, guarda questo. Via. Avanti. Tutta. Che buon odore. E dopo 66 km siamo arrivati a Benzone. Deve capire il lato. E quella pietra lì. Ce lo siamo meritato sto gelato, Wow, che traffico! La lavanda, di Benzione. C'è de nuevo, mira! Los tambores se están arrollando, la banda está en candela ya, todo el mundo está bailando, ven, ven, mi gente, vamos a gozar, muévense con mi ritmo, un paso para adelante y un paso para atrás. Ho reso conto del giro, 5 ore e mezza, 8 volte abbiamo fatto la sosta, 76 km, perché siamo anche saliti, 345 metri. Questa avventura finisce qua, mi raccomando. No, mettete un bel like, la campanella attivata. E stay tuned. Stay tuned.